magnificamente diverso. Oggi i giullari vanno in tournée con la scorta per aver fatto un salto di civiltà. Ebbene, in questo anno di rovesciamenti, il rovesciamento cromatico più evidente, provate a pensarci bene, che cosa è stato? È stato lui, il Moretto. Dunque, Barak ha vinto. È incredibile, come anche da noi in Italia, appena hanno capito che McCain ormai puzzava di morto e hanno cominciato a spuntare da tutte le parti dei nuovi fan, dei nuovi sostenitori del Moretto, da sinistra, la sinistra che si sa che è sempre d'accordo con tutti e anche con tutti gli altri, e la destra, quella destra che dico va così a destra, la destra più destrosa, quella che va così fieramente a destra che sono 60 anni che gira su se stessa, tutti a incensare il Moretto più bianco del West, tutti, tranne qualcuno che ha sbagliato e è uscito un po' stonato. Gasparri ha dichiarato alle televisioni dell'elezione di Obama sarà contenta soprattutto Al-Qaeda. Al-Qaeda? I suoi compagni di partito hanno preso per un orecchio. L'hanno portato via, poi lui è riuscito. Ha detto no, mi sono spiegato, cioè non mi sono spiegato, mi avete capito, ma è colpa della stampa, mi ha frainteso, ha cambiato le carte in tavola. Io da piccolo una volta per un paio di giorni sono stato addirittura negro. Vabbè. Comunque alla fine anche il nostro presidente Silvio Berlusconi è salito subito sul carro dei vincitori e ha dichiarato: già che ero molto amico di Bush non avrò nemmeno problemi con questo nuovo presidente Obama. I suoi dicono che abbia cominciato a stendersi un fondotinta molto più scuro e si stia facendo crescere i capelli tutti belli crespi. Voi in America mettete in galera i prestanomi? Porca! Ma come siete rimasti indietro in America? Ma cosa avete ancora le leggi per prendere Al Capone? Dai, ma va bene. Allora facciamo un'altra cosa. Facciamo subito una bella leggina come la nostra, quella del Lodo Alfano. Alfano è la figlia del Lodo Schifani. Schifani, il politico più onomatopeico della nostra Repubblica. E poi tutti questi altri politici di famiglia ne hanno tre o quattro. Guardate il presidente Casini. Il presidente Casini, che sono anni che intercetta i voti dei cattolici, anche lui di famiglie ne ha più di una, ne ha due, senza contare un'altra grande famiglia che ogni tanto ha a che fare con qualcuno dei suoi, con dei cannoli alla sera tardi. Da qui il nome del partito, UDC Uniti dopo cena, Casini, Pier Ferdinando Casini, UDC, un divorziato cattolico. E allora i comici hanno detto: un giorno verrà Arlecchino, il santo potretore di tutti i giullari, e vi spedirà tutto all'inferno nel girone dei politici senza dignità. Ebbene, tutti a dire: eh no, il concetto espresso dai comici in piazza Navona è una cosa indegna. Va bene la satira elegante e compinta, però queste parole così volgari, questo linguaggio, ebbene. Se voi sapete, se qualcuno conosce cos'è il valore della satira a teatro, sa perfettamente che la satira risponde con una violenza proporzionalmente diretta rispetto alla violenza del potere. Qua è quando sparisce la libertà e allora quando cade la democrazia. Siete fottuti! Se siete fottuti, qualcuno di voi dirà: quello è un pessimista. E allora ci prendiamo un attimo, due minuti. Vi rubo due minuti per raccontarvi la differenza tra ottimisti e pessimisti. Gli ottimisti, dice un filosofo, gli ottimisti sono quelli che credono che tanto tutto andrà bene. Dicono: ci saranno delle menti eccelse del nostro popolo che sicuramente ci tireranno fuori dalle situazioni più negative. Vanno a distinto, un istinto del tutto positivo. Mark Twain dice: non bisogna avere paura di quello che non si conosce, bisogna avere paura di quello che si crede vero e invece non lo è. I pessimisti d'altra parte si informano, si documentano e allora decidono di non credere alle favolette tranquillizzanti che ci vengono raccontate, si mettono tutti insieme, discutono sui documenti, poi si accorgono che sono stati truffati e allora quando si accorgono che sono stati truffati si incazzano. I pessimisti sono dei rompicoglioni. Io questa sera non voglio raccontarvi nessuna favoletta tranquillizzante, io questa sera voglio incazzarvi.